Ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi voglio affrontare un argomento che mi è stato chiesto molto spesso, proprio nei commenti dei miei video, che è quello dello studio degli arpeggi su tutta la tastiera, una cosa che io affronto molto spesso, sottolineo molto spesso nelle mie lezioni, nei miei libri, ovvero quello di conoscere tutti gli arpeggi, tutte le scale, però oggi parliamo solo di arpeggi, sono i miei video durano troppo, su tutta la tastiera, non solo in una posizione, non solo in una parte del manico, non solo in verticale, ma anche orizzontalmente, anche su più ottave e anche e soprattutto non partendo sempre dalla tonica. Per fare questo, una cosa che forse ho tralasciato un po', forse l'ho spiegata meglio in alcuni metodi didattici, ci sono tantissimi esercizi, quindi ora farli tutti in una lezione è impensabile, però vi do degli spunti. Innanzitutto, perché conoscere gli arpeggi, gli accordi proprio alla perfezione? Perché questo poi ci darà una libertà musicale improvvisativa non pazzesca, e soprattutto perché il nostro strumento non possiamo limitarci a conoscerlo a metà o a un quarto, ma visto che abbiamo nel mio caso 20 tasti, perché non sfruttarli tutti? Quindi anche orizzontalmente, questo ci apre poi un nuovo mondo di sound e di range delle note nuove. Quindi esercizi da fare, partiamo dal semplice, triadi maggiori, quindi posso studiarmi intanto tutte le triadi maggiori con tutti i rivolti, con tutti i voicing. Ho spiegato anche la differenza tra rivolti e voicing tempo addietro. Vi rimando sempre al corso di armonia perché è la cosa un po' più completa che ho fatto nella mia vita, il mio corso di armonia applicata. Questo, dove sei? Qui, ok. Però dai, cerco di darvi qualche dritta. Allora, io ho preparato una base a volissimo, ragazzi, a volissimo. Il tempo qui sembra tanto, ma poco. Per quarte, cosa vuol dire? Tutte triadi maggiori, quindi partendo dal Do, maggiore, poi la quarta Fa, la quarta Si bemolle, tutte maggiori, quindi a livello musicale ha poco senso un esercizio, non prendetelo come un brano, fino a tornare al Do, quindi tutte le quarte. Si può partire dalla successione classica, quindi tonica, terza, quinta, ottava, decima e dodicesima, sono sempre le tre note, do, mi, so, su tutti gli accordi, quindi fa, la, do, si bemolle, re, fa, eccetera, eccetera. Oppure poi si può partire dalla terza, quindi il primo rivolto, terza, quinta, ottava. Oppure dalla quinta, secondo rivolto, oppure voicing, quindi a vostro piacimento l'ordine delle note, o anche ometterne alcune, come si fa spesso, come fanno i pianisti, tipo la tonica a volte non la suonano, è bene ogni tanto diventare un po' pianisti sul basso. Mettiamo la base e facciamo un po' di prove. Do maggiore, Fa maggiore, Si bemolle maggiore, Mi bemolle maggiore, A bemolle maggiore, parto sempre dalla tonica, Re bemolle, Sol bemolle, terza di mi bemolle. Vedete, cambio anche un po' la ritmica, se non mi annoio.
Delle sequenze scritte, quindi bene, in questo giro faccio sempre quinta tonica terza, quinta tonica terza, oppure ora io ho parlato di triadi, ma si può fare una base di accordi maggiori settima, ad esempio, e suonare con lo stesso procedimento. Faccio sentire al volo un'altra, sempre lo stesso giro però minore. No. Do minore, fa minore, stesso discorso, si può partire da dove vogliamo. Fare questo, io ho fatto delle lezioni, soprattutto nei miei libri, ho affrontato il discorso di teggiature, quindi ci sono vari modi per suonare una triade, in questo caso, o una scala, o un arpeggio, un arpeggio a più voci. Allora, prendiamo un La maggiore, quindi. Posso suonarlo qui, La, Do diesis, Mi. Posso anche fare così, ad esempio, stesse note, oppure così. Il mio procedimento è avere almeno tre diteggiature per ogni tipo di triade o di accordo, quindi triadi maggiori posso fare partendo dal dito indice, dal dito mignolo, dal dito, no scusate, ho detto indice era il medio, primo, o dal dito indice, e questo per tutti, anche minori ad esempio, dito medio, sono fatto diminuita, scusate, minore, dito mignolo o dito indice. E si può poi anche ragionare solo verticalmente, appunto, rimaniamo in La maggiore, oppure spostarsi in senso orizzontale, quindi posso partire dalla quinta, in questo caso Mi, vuoto, tonica, terza, quinta, tonica, poi finisco le note, quindi mi sposto su un'altra corda. Oppure farle tutte per semitoni, ad esempio, su due ottave. Oppure tutte discendenti, per esempio, partiamo da Mi bemolle. Eccetera, eccetera. Questo si può fare con le triadi minori, maggiori, aumentate, diminuite, quindi anche qui le possibilità sono infinite, più vi esercitate meglio è.
E poi magari nella prossima lezione, perché so non vorrei fare video troppo lunghi, poi la gente mi dice che palle, che bip. E magari nella prossima lezione vi faccio vedere qualche esercizio su dei brani veri e propri, dove si trovano, cioè su delle successioni di brani veri, dove si trovano appunto quindi triadi maggiori, triadi minori, accordi vari, diminuiti, eccetera. Questo si può fare in brani di qualsiasi genere musicale, ovviamente sempre consigliabile gli standard jazz, perché hanno molti accordi e molte successioni armoniche abbastanza complesse, mentre magari ad esempio un brano pop o un brano funk, armonicamente parlando, ci propone meno per quanto riguarda questo tipo di esercizio. Quindi, ragazzi, vi scrivo tutto, vi rimando poi a chi fosse interessato a tutti i libri che ho scritto, non fossi Camilleri, a quei pochi libri didattici che ho scritto, e soprattutto vi aspetto alla prossima lezione.